Buona domenica amici e benvenuti a Home, la nostra rubrica di giornalismo di comunità. Oggi abbiamo una chiacchierata più che un'intervista con il nostro amico John, che in questo periodo di crisi ha pensato di aprire una pagina Facebook per far incontrare domanda e offerte di lavoro sul territorio valsangonese. La prima domanda che gli facciamo ovviamente è come gli è venuta in mente questa idea. Allora, mi è venuta così. Ero lì che leggevo i post di Facebook, ho visto che tanta gente era in difficoltà e allora ho detto, ma perché non proviamo a fare qualcosa di buono? Cerchiamo di creare qualcosa che nella comunità giavanese possa creare aggregazione, possa creare un qualcosa di bello. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo, come si dice, non clamore, però questo seguito di tutta la gente che comunque si è immedesimata. Sicuramente è un momento particolare, quindi secondo me tu hai colpito un punto importante, no? Cioè la richiesta di lavoro. Andiamo avanti in un periodo in cui noi sappiamo, dicono i giornali, poi bisognerà vedere i dati reali, che ci sono il 25% in più di nuovi poveri, quindi di persone che hanno bisogno di lavorare. Sì, Quindi hai ragione. hai colto proprio un punto importante. Ma oltre la questione del lavoro, a me mi arrivano tanti messaggi di persone che comunque vogliono anche solo raccontare la propria storia, perché si sentono abbandonate, capito? Ecco, io quello che voglio fare è creare una catena umana per non lasciare sole queste persone, perché poi alla Questo fine Giaveno è una piccola comunità, per cui penso sia una cosa difficile, perché comunque ammetto che non è una cosa molto semplice, non impossibile. io, se ti posso dire, questa cosa ti fa onore. E secondo me ci dovrebbero essere più persone che ragionano con un senso di comunità come quello che stai facendo tu. E quello che volevo sapere, com'è la risposta che stai avendo dalle persone? Buona. Diciamo che, come sai, l'ho fondato una settimana fa Sì. e ci sono quasi già 300 iscritti. Purtroppo quello che mi rammarica un po' è che non riesco a dare una risposta lavorativa, nel senso di mettere tanti post Sì. con offerte di lavoro. Questo mi rammarica un po' perché comunque la gente sta cercando quello. Logicamente tanti mi parlano magari di fare qualche iniziativa in più, tanti mi parlano di magari questioni legate proprio al territorio, tanti sono abbandonati nel territorio. Poi magari dopo ti mando un link che mi ha mandato una persona qui del territorio di Giaveno, che lei ha bisogno d'aiuto, ed è un qualcosa che fa parte della storia di Giaveno, non è Certo. un qualcosa. E poi logicamente questa cosa è rivolta anche ai commercianti, perché penso che anche loro siano molto in difficoltà. Per cui bisogna comunque sì aiutare le persone, ma aiutare anche loro, perché alla fine io penso che noi abbiamo bisogno dei commercianti e loro hanno bisogno di noi. Per È chiaro. cui bisogna essere uniti senza comunque pensare al tornaconto personale. Invece di avere tanti piccoli orticelli, creiamo un orticello grande dove tutti, hai capito, possano seminare, no? Certo, infatti secondo me in questo momento la risposta più importante deve venire da un insieme di persone, non dalle persone singole, perché ovviamente l'unione, si dice l'unione fa la forza, ma in questo momento è più vero che mai. Forse ne abbiamo anche voglia dopo che siamo stati così distanti da un punto di vista sociale, no? Non poter uscire, Sì. essere stati a casa, cioè forse chi aveva difficoltà è più sconfortato. Sì, ma anche perché penso che comunque le persone in questo momento abbiano scoperto la propria fragilità. Perché comunque rimanere soli, comunque non aver paura che gli altri non ci aiutano, che non ci ascoltano, ci rende più fragili, no? E in questo periodo ho notato che invece le cose stanno cambiando, nel senso la gente è più portata ad ascoltare, è più portata comunque
ad aggregarsi. Quello che magari prima di questo virus ognuno pensava ai fatti suoi, ognuno poi a te vada come vada, va bene così, basta che io sto bene. Invece adesso le cose stanno cambiando e a me piacerebbe che queste cose continuassero a cambiare verso un qualcosa di nuovo, che sinceramente dopo una settimana che sono in questa cosa, e devo dirti francamente che un po' mi spaventa, perché sai, io sono un po' orso, no? Non sono uno abituato comunque Sì, a... io ti ripeto, secondo me la questione è che un'iniziativa fatta, secondo me, così in maniera spontanea, proprio forse è più bella perché è nata in maniera spontanea, non è nata, sai, da un gruppo di persone che hanno un interesse dietro o hanno No, una guarda, io storia dietro, come... nasce da una persona che legge il bisogno di una comunità, la vuole fare sua, forse allora questo è ancora più forte. È ancora forse più rivoluzionario, no? Sì, ma io spero di sì, anche perché d'altronde da solo non posso fare nulla, per cui cioè, non ho le possibilità comunque né economiche per aiutare le persone, né comunque... Come dire, possibilità di fare tanto. L'unione, come dicevi tu prima, fa la forza, per cui l'unione di tutti. Poi è logico che questo. Sì, secondo me, guarda, io ti dico, noi ti abbiamo chiamato per questa intervista perché abbiamo letto una cosa nuova. Era la prima volta, sinceramente, che capitava che qualcuno, come ti ho detto, spontaneamente dasse vita a un gruppo che avesse poi questo seguito in maniera completamente spontanea. Quindi, Sì. voglio continuare a ripetere, tu hai letto meglio di altri il sentimento della comunità. Ti ringrazio per questo, anche se spero che questo sentimento vada avanti, nel senso che comunque la gente, come non lo so, nel senso che non rimanga il like sul post che metto, oppure, capito? Sì, clicco sulla pagina. Ok, sono nella pagina, ma poi non ci entro più, non mi interessa più, capito? E continuo a fare il mio percorso comunque in solitaria. Vorrei che si facesse un percorso tutti insieme, che tutti da questo percorso ne traggano vantaggi, Guarda, sia i io. commercianti, sia la popolazione che veramente sto ricevendo dei messaggi che proprio mi toccano il cuore. Guarda, secondo me è una bella storia, è una bella storia, una bella idea. Spero che questa idea, infatti noi abbiamo voluto, non diciamo pubblicizzarla, ma voluto dargli rilevanza perché secondo noi è veramente una delle poche cose spontanee, fresche di Giaveno, fresche nel senso proprio che merita l'attenzione, cioè forse io faccio parte di una fondazione del territorio, ma e quindi anche noi ci dobbiamo interrogare su queste cose, ma ben più chi ha ruoli istituzionali si deve interrogare su questi bisogni che tu spontaneamente hai messo in evidenza. Questa è una cosa che secondo me deve portare tutti noi a una profonda riflessione. Tu hai anche evidenziato l'unica cosa positiva che ha fatto questo virus, cioè farci riscoprire il bello di stare insieme. Sì, di aiutarci, perché comunque, ripeto, è fondamentale aiutarsi. Io infatti tante volte sui post scrivo aiutatemi ad aiutare, perché secondo me quella è la parola chiave, capito? Io la penso così. voglio che ci sia un qualcosa di bello, costruire qualcosa che possa realmente aiutare le persone. Poi io ci metterò tutto il mio impegno, logico che... Troverò porte aperte, troverò porte chiuse, magari delle porte riuscirò a sfondarle. Io ci proverò in tutti i modi perché realmente le persone hanno bisogno. Ormai le persone, tra l'altro, si sentono sole. Comunque si sentono abbandonate da chi dovrebbe comunque non amministrarle, proteggerle. Noi abbiamo un territorio bellissimo, per cui se non c'è lavoro, creiamolo. Diamoci tutti da fare insieme e creiamo delle opportunità.
Logico che ci saranno, magari la fondazione per cui tu lavori, posso dire così, no, tu lavori. Sì, Sì. lavoro Non lo che è so, quello gratuito. perdonami. No, no, vabbè, però è sempre un lavoro, no? Diciamo che per cui fai volontariato, ecco, diciamo così. Ha più possibilità di me, perché comunque io quello che posso fare nel mio piccolo è magari più avanti, perché adesso ripeto, è nata da talmente poco, non so se senti il telefono che continua a bing, 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 che ci sia proprio un rapporto costruttivo tra tutti, tra chi è come me il classico cittadino e chi sta più in alto, perché comunque si possono creare, secondo me, realmente opportunità vantaggiose per tutti, perché comunque penso che su un territorio come il nostro lavoro da fare ce ne sia tutto. Se poi, logicamente, come succede in tante realtà, magari il comune o l'associazione non riesce a pagare magari quel dipendente che fa quella, assumere una persona e pagarla, benissimo, facciamo una raccolta fondi. Nel senso che, dirla in parole brevi, io sul gruppo ci sono quasi 300 persone. Chi può? 10 euro a persona. Sono 3.000 euro. 3.000 euro io garantisco a quella persona lì di lavorare 3 mesi. E comunque non è solo la questione di lavorare, è la questione della dignità. Perché le persone, capito, devono Bravissima, hai detto la riprendersi la parola propria perfetta. dignità. Perché comunque, con questo non voglio sminuire il lavoro della Croce Rossa o per carità, perché sono io, cioè, mi inchino, specialmente in questo momento, al lavoro che stanno facendo. Però il fattore di andare lì, prendere magari la pasta che io ho donato, secondo me le persone si chiudono. Certo, Chiudono perché sentono in quel sentite. momento lì perdono la loro dignità. Non so se riesco a rendere l'idea. No, no, perfettamente. Hai detto poi una delle cose più importanti di tutte, cioè il primo welfare e poi il lavoro. Non è l'assistenza, ma è il lavoro, perché il lavoro è Sì. dignità e libertà, ovviamente. Bravo, bravo, ecco. Io vorrei, voglio, non vorrei, perché vorrei significa che non ci provo, voglio creare questa cosa. Guarda, E io ti ringrazio ci devo ancora. riuscire, capito? Ti ringrazio ancora innanzitutto perché abbiamo fatto una bella chiacchierata e soprattutto ti ringrazio perché secondo me è un gesto veramente bello e quindi merita di essere sicuramente condiviso con le persone e sicuramente merita che le persone possano ascoltare queste tue parole perché vengono, ripeto, in maniera spontanea. Non sono state raccolte in nessun modo spinto, è bello così. Io ti No, ringrazio, guarda, io guarda, ti dico, ti dico, ero terrorizzato, hai capito, da questa intervista perché ma io ti dico, non guarda, a sono. me fa piacere, invece ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo detto delle cose secondo me molto belle e soprattutto, guarda, ti faccio i complimenti, è bello sapere che ci sono persone come te nella mia stessa comunità che è Giaveno, che Ma pensano. ce ne sono. Penso che ce ne siano tante, sai, che comunque magari. Come me, cioè hanno sempre pensato a fare queste cose, ma probabilmente non hanno mai avuto il coraggio, oppure hanno sempre avuto paura di non essere ascoltati. Io a un certo punto mi sono detto, non mi ascoltate, pazienza, io vado avanti per la mia strada, ci provo. Poi prenderò botte in faccia, va bene così, non mi interessa, ma anche una sola persona aiutata, hai capito, è valso tutto. Perfetto, Io io allora ero così. ti ringrazio ancora. Ma Grazie grazie mille. a te.